one thing I know, I know, I never love these hoes. Coach Millina, questa sera si è salvata la Virtus Civitanova Marche grazie soprattutto alla sua grande esperienza, gli errori della Planet. Visto che negli ultimi minuti sembravate un po' sulle gambe, i giocatori più in forma. Secondo me noi abbiamo iniziato mentalmente non sulle gambe, proprio sdraiati per terra. Oggi è stata una partita molto pericolosa per una squadra che gioca contro questa squadra, perché questa squadra, la vostra, tutte le partite le porta fino in fondo. Magari alla fine leggi che ha perso di 10, 12, 14, ma a 3 minuti dalla fine stava lì con tutti in casa e fuori. E quindi oggi era da interpretare mentalmente. E noi mentalmente l'abbiamo interpretata male, senza nulla togliere a questi ragazzi che secondo me stanno, i vostri, che stanno facendo un campionato incredibile, secondo me. Perché con una squadra così giovane, con un infortunio così importante, in un giocatore così importante come Medizza, giocarsela con tutti è veramente andare al di là, credo, di quelle che sono le aspettative, voglio dire. Poi vince una partita in più, una partita in meno, ma giocartela tutte le volte fino alla fine è segno di avere delle qualità, soprattutto mentali e di cuore. Alla fine ha tolto Amoroso perché non ce la faceva più? No, ho tolto Amoroso perché quando giochi per Catanzaro tu c'hai la maglietta blu, devi metterne un'altra. Cioè non... guarda, Ciccio è... io ormai alleno da, penso, 2 o 3 settimane e in 42 anni... credo che, tolto Daryl Dawkins, lui è il secondo giocatore per talento. Però quando prende il piombo va giù fino in fondo, va a Tottenham, capito? Va laggiù, dici dove sei? Perché non viene, ma non perché si specchia, perché lui ormai, cioè, è talmente abituato da sempre a giocare di tecnica su queste due mani incredibili, che poi quando deve andare a chiudere i tiri non ci mette il fisico, perché non ce l'ha mai messo in vita sua, perché è talmente più forte da sempre di quegli altri. E allora quando prende quel binario lì devi toglierlo, perché non... E poi è un rischio, voglio dire, perché non è che ho messo dentro, ti posso dire, Magic Johnson, però a quel punto hai bisogno di un giocatore che si specchi di meno e incida di più a livello di difesa, di tutte queste cose qua. Ha affrontato tutte le squadre di questo girone C, pensa che Catanzaro, anche con il ritorno di Medizza a fine gennaio, possa riuscire a salvarsi? Secondo me sicuramente deve crederci fino alla fine, perché ne ha i mezzi. Cioè io credo che Catanzaro, andando avanti nel lavoro, possa solo che migliorare, perché le altre squadre... Cioè se Catanzaro può migliorare 100, le altre squadre nel giro di ritorno possono migliorare 10, 15. Quindi col ritorno di Medizza, con un grande acquisto secondo me, soprattutto in funzione futura, che è Gaetano, con questo spirito di squadra, con questa voglia di fare, di aiutarsi, di lottare, credo che Catanzaro, poi penso, detto fuori dai denti, che arriverà ultima camp, io non so neanche quante ne vanno giù, ti dico la verità. Però non arriverà con la bella in casa, però stanno dimostrando che a loro giocare in casa fuori poco gli interessa, insomma. Se trovano una squadra che gli concederà di giocare la loro pallacanestro, sulle loro, farli suonare lo spartito che vogliono suonare, secondo me a livello di play-out saranno pericolosi. Poi salvarsi, non salvarsi, cioè rimarrà che è una squadra di gente che ha 18, 19, 20 anni che probabilmente andranno a giocare, vedi. Deve parlare di Amoroso. Prima della partita il mio assistente mi chiedeva l'istinto dell'allenatore, quando l'allenatore. Adesso, finita la partita, gli ho detto: vedi, l'istinto dell'allenatore oggi, su di me, è stato quando io devo togliere, prima di Amoroso, devo togliere Andreani. E invece lì l'istinto mi ha detto: tienilo in campo perché ha il talento, ha la pazzia. Calcola. Bene, calcola che nell'ultimo minuto ho detto: non voglio prendere buono canestro un tiro. Sull'ultima penetrazione, adesso non mi ricordo, Calabretta può essere, sì. Gli ha dato una manata, 32 anni, adesso lo stavo insultando, gli ho detto, sono un deficiente, boh. Cioè te l'ho detto, non era neanche mio, dico, peggio mi sento. E se quella palla din din din, e che esce, va dentro, la partita ricambia un'altra volta. Quindi lì ci sono situazioni che per me, che è difficile andare dietro all'istinto, però c'ho anche i giocatori che possono inventarselo, il tiro. Poi magari ho sbagliato 3 terzi tempi da mini basket da solo,
Voi da questo punto di vista qui sicuramente pagherete, però se il giocatore esperto vi prende sotto gamba lo potete incartare, secondo me. Ci volevo chiederle proprio questo su Andreani, insomma l'ha cambiata lui probabilmente con quella bomba quando eravate sotto. Sì, sì. E ti dirò che nella partita qui, perché noi quando giochiamo qui, la settimana dopo i pompieri ci mandano le fatture perché spalano tutto quello che noi abbiamo fatto vedere, lo spalano per una settimana. Con Lamezia, una partita indecente, l'ultimo siluro che non c'entrava niente, ha cacciato dentro, che se lo caccia fuori lo deve inchiodare una croce, l'ha messo dentro e con Lamezia poi non contava niente, cioè dopo, quindi sì, lui l'ha girata. Direi che alla fine comunque negli ultimi tre minuti abbiamo difeso anche in maniera decente, insomma questo secondo me va anche detto per i miei giocatori, ma mi fermo lì. Insomma, non... Un'ultima cosa, una considerazione sulla composizione del girone, lo abbiamo fatto anche con gli altri coach che sono venuti qui, insomma questa composizione Calabria, Puglia, Abruzzo, Marche, una sua considerazione, era questa la soluzione più giusta? Guarda, ne parlavamo anche di quello oggi in albergo, il problema è come è fatta l'Italia. Perché ho un giocatore che diceva la dividiamo così, facciamo quattro gironi in orizzontale. Allora gli ho detto proviamo a fare i conti, quante ce n'è siciliane, tot, quante ce n'è calabre, tot, quante ce n'è tot, e le altre sei, che le... ah facciamo a metà, non puoi andare nell'asse e dire facciamo a metà, te vai con quelle là, perché dopo le società poi dicono ah ma quel girone là è più forte, te mi hai messo in quello più debole, io volevo stare, purtroppo. Poi è chiaro che quando a me quello che mi spaventa è, mi risulta che per dire Matera e Lamezia si fossero messe d'accordo per invertire i gironi, per spendere meno, quindi Matera stare di qua, Lamezia fare la richiesta di là, che aveva una logica anche economica, voglio dire, la federazione dice no, no, perché io dico se io chiedo e lui è d'accordo sul fatto dei gironi, cioè io capisco benissimo e sono d'accordissimo, perché a me adesso mi tocca fare 800 km, 900, c'è anche neve. Benissimo. Ti dico la verità, quel viaggio lo senti, cioè non è una roba da poco. Venire. Sentono anche le società. Benissimo, ma come voi sentite tutte le volte che andate in trasferta, certo. Perché voi, per voi siete ancora più penalizzati. Però onestamente, fin tanto che non mi dà delle soluzioni nel numero delle squadre, come la dividi? Cioè, non, è il problema dell'Italia, è una cosa lunga. Non so, voi se fate la domanda ci avete studiato, voi io onestamente mi viene da studiarcelo quando gioco con Lamezia e con Catanzaro, però onestamente non faccio fatica, perché o fai dei gironi uno da 18 e uno da 14, che è assurdo, se no, cioè ti dico, ribalto il concetto della domanda, se tu fossi una società del Lazio, che sono non so quante, e ti dicono te vai giù e te vai su, cosa dici te? Ti va bene te star su, ma quello è il girone più forte, quello è il girone più debole. Non, io ripeto, per me quello che è scandaloso è quando io e te ci mettiamo d'accordo per invertire prima del che non rompiamo le balle a nessuno, voglio dire. E te federazione dici no, perché? Boh, non si sa. Cioè Catanzaro non l'ha chiesto, Catanzaro gli va bene così. Lamezia l'ha chiesto subito, perché Matera l'ha chiesto subito, perché dici di no? Cioè, secondo me è questo, poi te invece mi dici, mi telefoni domani, dici guarda io ho studiato, si poteva fare così, dico benissimo, cioè accetto, perché se c'è la soluzione hai ragione te, non fa una piega, però sai, noi abbiamo su questa testa d'Italia larghissima e lì la puoi dividere est-ovest e dopo come la dividi? Come fai mezzo centro nord, mezzo centro sud? Secondo me fai... Perché per dirti dall'altra parte, se togliamo adesso un attimo Catanzaro e Lamezia, che stanno effettivamente giù, quelle altre, se vai a guardare, è un girone che anche come costi, Senigallia, arrivi a Nardò, insomma, bene o male, è la fascia adriatica. Voi dovevate venire fuori nello Ionio, che è un mare bello come il vostro, però stavate di là. Credo che il problema sia solo proprio geografico, di come... questa penisola bistrattata è formata. Gesù l'ha formata così e quindi... Vabbè, allora rimarrebbe con noi fino a... But one thing I know, I never love these hoes.